Chi erano i prodigi? Prima di continuare con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Con l'avvento di MTV, molti di noi sono rimasti sconvolti da un video piuttosto particolare. In bianco e nero, una voce distorta ed un tipo strano, un po' mascherato da clown con due creste in testa. Era il 1997, era un periodo molto interessante per la musica e nel quale i ragazzi, anche in Italia, provavano a scoprire un canale nuovo di musica e di videoclip. Quelli erano i Prodigy, la canzone era Firestarter. Di lì in poi sarebbe uscito Smack My Bitch Up, con un video particolare, censurato, che si cercava di vedere la sera perché nel pomeriggio non era più trasmesso. Che ha generato tutta una serie di reazioni particolari, censure, boicottaggi, tra virgolette, ma allo stesso tempo alimentavano il mito di questi prodigi. I prodigi sono una formazione inglese. In realtà, musicalmente, c'è un unico produttore dietro che è Liam Howlett, DJ, tastierista, genio veramente della composizione e del sampling. Particolarità di questa formazione era che c'erano dei due frontman, Maxime e Keith Flint, che erano inizialmente soltanto dei ballerini, poi dopo hanno preso anche il microfono in mano. Firestarter era la prima canzone cantata da Keith Flint, che negli album precedenti dei Prodigy non aveva mai messo la sua voce davanti al microfono. I Prodigy rappresentano l'evoluzione della scena rave degli anni 90 inglese. Liam Howlett era un DJ giovanissimo da quelle parti e iniziava a mischiare in qualche modo la drum and bass, che era un componente fondamentale dei brani, con l'elettronica, campioni in qualche modo hip hop e anche dei suoni un po' più tipici del punk, del rock, insomma, creando negli anni il particolarissimo stile dei Prodigy. I primi dischi erano abbastanza underground. Poi, già nel 92, con Out of Space arriva un certo successo nella scena, arrivando a campionare un brano reggae di Peter Tosh. I'm gonna send him to outer space, find another race. Cercavano di stare alla larga dal mainstream, diciamo così, rifiutando anche alle partecipazioni al Top of the Pops inglese. Poi però nel 96, quando iniziano a circolare i primi brani di The Fat of the Land, ecco che arriva un successo strabiliante. The Fat of the Land è uno dei dischi più venduti dell'anno, scalando le classifiche pop inglesi e di tutto il resto d'Europa. Questa miscela esplosiva di drum and bass, elettronica e rock in qualche modo li ha fatti definire i punk della fine del millennio. Il disco dei Prodigy, The Fat of the Land, è un vero capolavoro. Oltre a vincere un sacco di premi e vendere tantissime copie, è un album che non contiene solo i singoli principali, oltre ai già citati, non dimentichiamoci anche di Breathe, ma contiene anche dei brani capolavoro come Narayan con la voce del cantante dei Kula Shaker, tanto per fare un esempio. È un disco che li consacra universalmente e soprattutto sancisce una spaccatura enorme tra ciò che c'era prima e ciò che verrà dopo, definendo in qualche modo il sound dell'elettronica inglese per tutti gli anni a venire. Perché parlo dei Prodigy al passato? Non solo per la recente scomparsa di Keith Flint, ma perché dagli anni 2000 la produzione dei Prodigy, pur mantenendo ovviamente degli spunti piuttosto interessanti, risulta nel complesso abbastanza dimenticabile. Non c'è niente che riesce a lasciare un segno vero e proprio nella produzione musicale, comunque nel sound. The Fat of the Land rimane un disco leggendario che ancora oggi non è invecchiato per niente. Se i primi dei lavori dei Prodigy suonano anni 90 in tutti i pori, beh, quello è un disco che ancora oggi risulta veramente potente. Se i dischi successivi non sono così, come dire, dei capolavori, comunque i Prodigy hanno continuato per tutti questi 20 anni a girare in lungo e largo e a fare delle performance eccezionali nei vari festival. La notizia della morte di Keith Flint ci lascia così
senza dubbio dispiaciuti, come un amico caro a cui va molto bene, che però finisce sempre nei casini. Speri che un giorno ce la faccia, che riesca a recuperare, che riesca a uscire da questi momenti bui, ma in cuor tuo sai che non sarà così. Continua a seguirmi su Essere DJ Oggi, un bel like e alla prossima.